Salve a tutti i piloti, bentornati in un nuovo tutorial su X-Plane 11. Oggi siamo posizionati nell'aeroporto di San Diego in California per parlare del soggetto di questo tutorial, che sarebbe il plugin totalmente gratuito Avitab. Innanzitutto, come ottenere Avitab? Basta semplicemente andare su Google, digitare X-Plane Avitab e cliccare sul primo link. Dopodiché andare su Download this file. Ovviamente dovete essere registrati su xplane.org per poter scaricare il file. Una volta scaricato, andrà a essere estratto nella cartella di X-Plane 11 Resources Plugins. Vedete? Avitab. E non dovete fare altro. Vediamo adesso come si presenta e quali sono le caratteristiche principali del plugin, appunto, Avitab, che possiamo poi richiamare dalla menu a tendina dei plugins di X-Plane. E possiamo anche averlo disponibile in vari aerei custom, quali possono essere lo Zibo 737-800 oppure il Tolis, l'Airbus A321, A319, che hanno appunto in dotazione nel tablet laterale questo plugin. E poi, come vi ho fatto vedere adesso, in generale da plugins, dal menu plugins. Ora, questa è la schermata iniziale generale del plugin Avitab. Possiamo vedere l'orario e possiamo anche visualizzare gli FPS. E possiamo andare a consultare ognuna di queste pagine qui, partendo per esempio dalle charts. In questa cartella potrete trovare le carte nautiche che avrete scaricato in PDF degli aeroporti che vi interessano. Io, vedete, ho già scaricato in precedenza alcune carte e le ho posizionate nella directory charts della cartella di Avitab. Vedete? Andate su charts e troverete la vostra carta nautica. Poi possiamo cliccare su Airports e avere qualsiasi tipo di informazione riguardo agli aeroporti in questione. Per esempio, qui siamo a San Diego. Digitiamo l'ICAO di San Diego, che è KSAN, XAN. Possiamo sia utilizzare la tastiera del plugin che utilizzare la tastiera nostra vera. E quindi qui otteniamo i dati che riguardano l'aeroporto di San Diego o qualsiasi altro aeroporto, come l'elevazione, 17 piedi sul livello del mare, le frequenze di radio ovviamente, non di navigazione, e poi anche i dati eventualmente ILS, e per finire le condizioni meteo dell'aeroporto. Ancora abbiamo la possibilità di eseguire delle rotte, quindi per esempio digitiamo XAN, che è il nostro aeroporto in cui ci troviamo. Questo è per le vie più, diciamo, di alta quota, se dovessimo fare un volo un po' più lungo. Quindi l'aeroporto di partenza, questo è un bug, non vi preoccupate. Aeroporto di arrivo, quale potrebbe essere da San Diego a Los Angeles. Quindi facciamo CLAX, sarebbe, e abbiamo la rotta da San Diego a Los Angeles, con la distanza in chilometri o in miglia. Ancora
Poi possiamo sicuramente consultare la mappa mondiale di dove siamo geolocalizzati, per esempio qui. Possiamo con la rotella del mouse zoomare in su o in giù e da qui possiamo avere anche la possibilità di attivare diciamo, la localizzazione di aeroporti, campi di volo, aeroporti di mare, eliporti, il VOR, poi DME, gli NDP, gli LS anche per vedere la direzione, i fix o i waypoints, eccetera, eccetera. E in più abbiamo anche la possibilità di poter cambiare la sorgente della mappa, come per esempio quella standard di X-Plane, quella che più vi piace. Andando avanti, abbiamo aircraft, se avete la possibilità appunto di scaricare i manuali dell'aereo che state utilizzando, lo potete andare a inserire in questa sezione. Ora per il Cessna io non ne ho, per cui risulta vuoto. Nella sezione notes possiamo andare a digitare o anche a scrivere direttamente con il mouse qualsiasi tipo di nota. E infine providers tipo Navigraph, che è un account per avere carte aggiornate, mappe aggiornate, però è chiaramente un account a pagamento. Bene. Per quanto riguarda il plugin in generale, è tutto. Ricordo che il plugin è disponibile negli aerei custom e anche a disposizione dello Zibo. Adesso ve lo faccio vedere velocemente. Allora, eccoci qui nello Zibo e come potete vedere alla vostra sinistra il tablet con la possibilità di utilizzare il plugin Avitab, stesse identiche caratteristiche, solo che nel tablet del 737-800 di Zibo. Bene, per questo tutorial io avrei detto tutto. Lasciatemi un commento se volete un mi piace e supportate il mio canale. Grazie a tutti, al prossimo tutorial.